Mi è arrivato un commento che i cognomi russi non si declinano. Si declinano, tesoro, dipende dalla grammatica della lingua russa, ok? Vediamo i cognomi. Vediamo le desinenze Ovev che sono più usate sul territorio di Federazione Russa. Quindi, per esempio, Lavrov, Lavrova, femminile, e plurale Lavrove. Prendiamo il cognome del scrittore russo Tiutchev. La moglie Tiutcheva, plurale Tiutcheve. Quindi non dovete dimenticare che i cognomi non è che solo declinano in nominativo, ma si declinano in tutti i casi. Altro gruppo dei desinenze che possono essere declinati, che finiscono in un e in. Quindi per esempio Sinizin, Sinizina, femminile, e plurale Sinizini, declinato anche dopo in tutti i casi. Dopodiché, per esempio, Nikitin, Nikitina, e Nikitine. Altre desinenze, ski o tski, per esempio Trotsky, è la desinenza del femminile, prende come quasi un aggettivo, Trotskaya, e plurale Trotskie. Ci sono altre desinenze che finiscono in oi, aia, ui, ei, per esempio Tolstoi, femminile è Talstaya, plurale è Talstie. Quindi ci sono un sacco di desinenze che possono essere declinate in base al genere. Se la lingua ha il genere, quindi in quel caso, per esempio, come nella lingua russa, possiamo declinare, dobbiamo declinare per la grammatica russa, per esempio, il cognome del femminile e anche plurale mettiamo al plurale. Quindi dire che non esiste la declinazione dei cognomi o esiste solo nei villaggi, come c'era il commento, non è possibile, quindi dipende dalla lingua di cui parliamo. Nella lingua russa esiste questa declinazione.